La magia dei suoni della tradizione è intervallata da parole fascinose, come pennellate, eppure precise, come solo un bisturi può essere, le uniche capaci di rendere una terra madre e matrigna, una terra che fa parte del tuo DNA se ci sei nato, ma che è capace di imprimersi nel tuo DNA anche se ci sei arrivato dopo. Domenico Rea Galeotto, nel portare a Nocera Inferiore un artista nocerino di fama internazionale, sul palco del Diana il cantatore Nando Citarella con il nuovo quintetto di Plettri Madame. Ma sentite? A me pende davanti un certo coso. Per una serata che ha regalato al pubblico almeno due primizie dal valore inestimabile. Si perdeva, ma restava l'armonico di quella bellezza. In tutto questo c'è una chicca, c'è un pezzo storico, una canzone che... Una canzone che è una ballata, in realtà era un canto per la Madonna di Piedigrotta, perché a parte Mater Domini, a parte le galline, si partiva anche per andare a fare la Piedigrotta. E nel 1801 fu scritto questo brano, non si sa da chi, ma un signore che era Cottrau, che ha ricercato in tutta la campagna tantissimi canti, raccolse questo canto, probabilmente ne musicò una parte, perché non tutta la parte musicale era stata ritrovata, e nel 1817 la pubblicò. Da allora non credo che sia mai stata suonata, perché stava in delle raccolte di De Meglio, dell'Eco di Napoli, che io trovai in francese circa 30 anni fa. Quindi l'ho proposta ai compagni del quintetto Madame e ho detto: vogliamo provare? Sì, e faremo oltre a quella un'altra chicca che mio nonno cantava sempre, anzi mia nonna, insieme a zia Virginia di Pagani, che era la tarantella dei maccheroni. Quando l'abbiamo accennata, alcuni la sapevano e chi ne sa ricordavano. Questa è un'altra cosa molto bella. Quindi 1801, 1817, 1827. 1, 17 e 27. You gotta will. Contento, insomma, del fatto che abbiamo coinvolto Nando in questa cosa, che ho potuto coinvolgere i miei colleghi e compagni mandolinisti dell'Accademia Mandolinistica Napoletana. Partendo da una metafora, rompiamo il muro del suono e poi potrebbe esserci un poi. Sì, speriamo che ci sia un po' in questa cosa e speriamo che soprattutto riusciamo a uscire indenni da questo periodo, che ti devo dire. Quindi diciamo che ci sentiamo coraggiosi a intraprendere questa strada come al solito.